La domanda di oggi ci arriva dal Veneto. Riccardo ci chiede: conviene oggi usare la strumentazione in formato modulare? Nell'ultimo decennio è indubbio che la strumentazione in formato modulare si sia diffusa moltissimo, soprattutto per realizzare sistemi di collaudo automatico. Devi però partire sempre dalle tue esigenze. È come quando compri un vestito. Se vuoi un abito da indossare istantaneamente e hai una taglia molto comune, è probabile che tu possa entrare in un grande magazzino, in un negozio e trovare quello che fa per te. Se invece vuoi essere perfetto che il vestito sia esattamente adatto alle tue misure, sarebbe più utile comprarsi la materia prima, cioè dei tessuti, e poi andare da un sarto e farsi fare il vestito su misura. Con la strumentazione modulare è un po' la stessa cosa. Se scegli un sistema modulare, puoi selezionare le schede più adatte alle tue esigenze, esattamente quello che ti serve, senza niente di più, senza niente di meno. Se invece compri uno strumento fatto e finito, ci sarà sempre qualche funzione che non ti serve, che hai pagato, e mancherà magari qualcosina che ti farebbe piacere invece avere. A livello macroscopico, ogni sistema di misura è composto da una parte di condizionamento dei segnali, una parte di acquisizione e misura, una parte di elaborazione delle misure acquisite, di visualizzazione sullo schermo dei risultati, di archiviazione e così via. In un sistema modulare, tutti questi elementi possono essere composti per soddisfare le proprie esigenze specifiche. Oggi l'architettura più diffusa per realizzare sistemi di misure collaudo modulari ruota intorno a quello che chiamiamo il bus PXI. Si tratta di un sistema proposto originariamente una quindicina d'anni fa con l'intuizione di riutilizzare il più possibile tutto ciò che deriva dal mondo dell'informatica di massa, del mondo PC, per sfruttarne le economie di scala. In sostanza il bus PXI è un adattamento del bus PCI utilizzato all'interno dei PC, in modo da poterne riutilizzare a livello hardware tutta la componentistica. Per il bus PXI e per il suo derivato come PXI Express, oggi trovi letteralmente migliaia di diversi tipi di schede da centinaia di diversi fornitori, che ti permettono di assemblare qualunque tipo di sistema di misura ti possa venire in mente. Per darti l'idea, qui ho un esempio di come si fa. Si parte da un cestello, un contenitore, ce ne sono di varie dimensioni, tipicamente hanno una struttura molto compatta, hanno il loro alimentatore, possono essere appoggiati sul banco di misura oppure installati all'interno di un rack qualora servisse. Sicuramente all'interno di questo contenitore ci sarà il controller, il cervello del sistema. In questo caso è un PC, le cui prestazioni si possono scegliere in base alle proprie esigenze. Il PC industriale all'interno del cestello supervisiona l'intero funzionamento del sistema. In questo caso, supponiamo di dover analizzare dei segnali RF, ci sono delle schede dedicate alla misura e alla generazione di segnali a radiofrequenza. Però supponiamo anche che debba fare delle analisi sui segnali di dominio del tempo, mi serva un oscilloscopio, mi procuro una scheda oscilloscopio e la inserisco per comporre il mio sistema. Supponiamo anche di dover magari gestire qualche segnale digitale o generare qualche segnale analogico a bassa frequenza. Posso trovare una scheda multifunzione, la inserisco e vado a comporre il mio sistema di misura secondo le mie specifiche esigenze. E se le esigenze cambiano? Semplice, tolgo la scheda e ne metto un'altra che magari è più adatta ad un altro progetto, senza buttare nulla. Per farlo funzionare non ci resta che predisporre il software. Ma di questo parleremo un'altra volta. Intanto ringrazio National Instruments per l'ospitalità di oggi e ti auguro buone misure.